impiegato, chiaramente quando ci sono esposizioni di carattere tecnico, questa residenza accetta tranquillamente che si fa. Poi chiaramente, perché giustamente chi deve esporre e fa riferimento a tabelle, numeri, con un po' di tempo in più, quasi non l'ha concesso. Però se ci torniamo poi ad allargare e dobbiamo fare gli avventi di carattere logico, io ti chiedo a tutti di attenersi a quello che sono insomma, le previsioni del regolamento. Quindi con cortesia, adesso c'è a lista la parola il consigliere Ferrara. Per la presentazione. Socio, poi per il discorso del comune di Napoli, credo che al di là diciamo, di quello che sta vivendo, il comune di Napoli rischia anche il dissesto finanziario per via di CR8 che casuale ha risolto diciamo, qualche anno fa in maniera brillante. Ma al di là di questo, in questi 5 giorni noi non è che abbiamo dormito, noi conosciamo benissimo quelle che sono le criticità. Tanto che il mio intervento, io ho evidenziato punto per punto quelle che erano le criticità. E poi che cosa ho fatto? Insieme diciamo ai componenti della maggioranza abbiamo chiesto al dirigente che è presente, perché a questo punto diciamo interpelliamolo visto che è presente, ulteriori chiarimenti rispetto diciamo a quelle che erano quelle criticità che ha evidenziato anche la consigliera Marco, che ha evidenziato la Tabetti, che ha evidenziato anche Sosso Salma, e su queste criticità è stata fatta diciamo una nota che abbiamo protocollato e che metteremo agli atti. E devo ringraziare anche il consigliere Pugliese che con quella diciamo interrogazione che erano così ci ha dato spunto diciamo per poter poi ci ha stimolato no? Per poter poi chiedere al dirigente un po' di chiarimento in merito e ve la leggo. In merito alle presunte anomalie e irregolarità